Ciao a tutti, vi parlo da questo fantastico luogo di pace, un bosco nell'Appennino tosco-emiliano, perché vorrei spiegarvi un po' di cose riguardo alla mia attività di diffusione di contenuti SEO. Un po' il futuro, un po' il passato. Riguardo al passato, volevo scusarmi essenzialmente per aver abbandonato di punto in bianco la settimana. Che a dire la verità non ho abbandonato, ma ho messo in pausa. Il fatto è che quando l'ho iniziata a fare, era un'idea che mi frullava in testa da tempo, ma non era il momento giusto, o anzi, era il momento giusto, ma non avevo tempo. E non ci ho dormito la notte per farlo, anche per quello l'ho pubblicato in giorni differenti. Diciamo che lavoravo le mie 10 ore come al solito. E poi la domenica notte, il venerdì notte mi mettevo lì, registravo, mettevo giù la sceneggiatura, diciamo. Insomma, un bel lavoro, soprattutto per me che non sono certamente un esperto di videomaking, ma ho fatto, diciamo, un po' di esperienza proprio grazie alla settimana. E niente, un po' il fatto che YouTube non dia la possibilità di fare un broadcast, o che comunque io non conosca questa opzione. Un po' il fatto che tutte le settimane sembravano quella buona per fare un nuovo video, ma che in realtà non lo erano mai, mi ha portato a tergiversare fino ad arrivare a un periodo di quasi totale silenzio. Beh, la settimana riprenderà da settembre, riprenderà in una veste un pochino nuova, e sommando le mie esperienze ho capito un pochino cosa volete dalla settimana e chi sono io per negarvelo. E devo dire con dispiacere che ci sono stati molti pochi click, perché li tracciavo, agli articoli che citavo. È una cosa che mi dispiace perché la parte che coprivo io era sicuramente la parte che trovavo più interessante, ma era solo una parte, appunto, ed è un peccato perché erano tutti articoli molto belli. Probabilmente a fine anno cercherò di fare un best of di questi articoli perché alcuni mi hanno veramente colpito, ci ho pensato e probabilmente scriverò anche qualcosa in merito ad alcuni argomenti nel mio nuovo blog. Voglio ringraziare chi tra di voi, peraltro, ha condiviso e commentato l'articolo che ho pubblicato ieri sul rapporto tra il SEO e la musica, che è il primo anche di questa nuova stagione per me di blogging sulla SEO. È un argomento a cui tenevo molto perché amo molto la SEO, ma amo moltissimo la musica, suonata ed ascoltata. E sono un avido collezionista di vinili, per dirne una. Mi ha fatto molto piacere che non siate stati scoraggiati dalla lunghezza dell'articolo. E quello che farò con questo blog è di pubblicare solo articoli che mi soddisfino al 100%. Non voglio dire di essere migliore degli altri, perché sarei molto arrogante. Diciamo che io non voglio accontentarmi. Delle volte leggo articoli scritti perché va scritto qualcosa questa settimana, c'è l'articolo che va fatto sulla moda del momento. Ecco, io questi articoli li scriverò solo quando avrò qualcosa di nuovo o di interessante da dire. Poi magari mi sbaglierò a dire una cosa già detta o qualcosa che non vi interesserà così tanto. Però l'intenzione sarà questa. Non so quanto pubblicherò, non faccio promesse, proprio perché per me la qualità viene prima di tutto. Ho un'asticella molto alta, e ce l'ho con la settimana e ce l'ho anche con questa attività di blogging. E niente, ho in mente una qualche altra rubrica, video e non. Ho in mente un paio di iniziative simpatiche che vorrò proporvi. A settembre spero partiremo in quarta con SEO No Profit, che è un progetto di Amine Elfadil molto bello. Probabilmente scriverò un bel post di presentazione anche per quello, perché vorrei dire la mia. E
Bene, è passata una persona che mi ha chiesto una cosa, quindi ho dovuto tagliare il video. Io vi saluto e vi aspetto sul canale, vi aspetto sul blog, sui social, su Google Plus e su Facebook. Pubblicherò tutti gli articoli interessanti che pian piano trovo, anche quelli che magari non metto nella settimana per un motivo o nell'altro. Quindi se mi vorrete seguire, la sera avrete sempre qualcosa di interessante da leggere. Attivate le notifiche se non volete perdervi nulla, si può fare sia nelle cerchie di Google Plus sia nel canale di Facebook, la mia pagina Facebook, se cercate Emanuele Vaccari mi trovate, vedete la mia brutta ghigna. E niente, vi saluto, mi godo un po' il bosco. Ciao a tutti.